Innanzitutto buongiorno, come Totò, Totò è buono, cioè buongiorno, bisogna dirsi buongiorno al mattino, senza altre ragioni. Io credo che questa assemblea, che mi pare stia diventando un evento, intanto per tutta la vostra partecipazione, è un tentativo di fare una cosa che dimostra, dicevo scherzando, con un compagno di Bologna prima, che noi siamo gli unici che crediamo al mercato in realtà, perché abbiamo fatto un rischio totale nel senso che il palazzo, la politica, anche tanta politica che si dice vicina a noi, parla d'altro e quindi noi stiamo cercando di forare un muro di silenzio, di regime, io non trovo altre parole che queste per dirlo, rispetto a quello che a noi sembra la questione delle questioni e su cui sostanzialmente c'è il silenzio pressoché totale. Prima Camilleri citava la lettera uscita sul Corriere della Sera 2 giorni fa, una lettera terribile. Io spero che tutti voi l'abbiate letta, in ogni caso è pubblicata su tutti i nostri siti, ci sono le fotocopie in sala, leggetela, è un attacco a tutto. Qualcuno ha detto che Draghi è un uomo di cultura e che va rispettato. Ora, io trovo una bassezza da ragioniere commercialista della Val Brembana in quel testo, in cui davvero vedo tutto tranne che cultura. Quella lettera è di una violenza inaudita. Due privati cittadini, perché questo sono sostanzialmente, Trichet e Draghi, scrivono al Presidente del Consiglio con un tono di un'arroganza totale, dicendo: abbiamo visto che avete fatto delle cose, però dovreste fare questo, 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 questo. Sinceramente ho fatto un errore di valutazione che credo ha fatto anche il Corriere della Sera e quindi in qualche misura sono in buona compagnia. Quando è stata pubblicata questa lettera in prima pagina, con pagina, eccetera, sul giornale, ho pensato adesso in Italia finalmente si apre il dibattito politico. I grandi partiti, i grandi esponenti politici, quelli di destra, quelli di sinistra, quelli avanzati, quelli arretrati, quelli del cambiamento, quelli delle narrazioni, si mettono a narrare della lettera della Banca Europea. Silenzio totale. Non ho visto, sì, qualche commentino qua e là, silenzio totale. Il commento più autorevole che ho visto, è autorevole per modo di dire, è stato quello, mi dispiace dirlo, del ministro Sacconi. La persona più importante che ha parlato di questa lettera è stato il ministro Sacconi, il quale ha detto: avete visto che avevamo ragione, che ce lo chiedeva l'Europa di fare certe cose? Silenzio. Questo è il regime italiano. Questo è il regime che c'è in Italia. Questa è la legge bavaglio che c'è su di noi. Questa è il bavaglio che c'è all'opinione pubblica, alle nostre coscienze, il bavaglio che c'è oggi nel nostro paese rispetto ai temi di fondo che riguardano la nostra vita. Non se ne parla. Eppure questa lettera è un programma di governo scadenzato, rigoroso, brutale. Noi siamo partiti con questa nostra iniziativa prima che ci fosse la tempesta estiva. Ci siamo trovati alla fine di giugno, un gruppo di compagni e compagni di varie organizzazioni, di varie storie, di vari movimenti, molto diverse sia per appartenenza sindacale sia per appartenenza politica, con l'idea di aprire questa discussione sulla schiavitù del debito. Perché l'abbiamo fatta?
Perché l'Italia non è vero che non ci sono le lotte. Io voglio solo ricordarlo, poi nel dettaglio invito su tutti. Oggi io non faccio una relazione, faccio un'introduzione alla nostra discussione. C'è poi una relazione scritta, lo voglio dire, che verrà messa su internet, che è frutto invece del lavoro collettivo del gruppo di compagni e compagne che hanno preparato l'iniziativa. Quando ci siamo trovati abbiamo fatto sostanzialmente questo ragionamento. È circa un anno e mezzo che l'Italia è in mobilitazione. Permettetemi di dire, non voglio attribuire a nessun altro questa valutazione, solo mia, di avere l'orgoglio che questo movimento sociale, politico, culturale che vuole cambiare le cose nel nostro paese ha avuto, come si dice, la scintilla di avvio dal no degli operai di Pomigliano a Marchionne di un anno fa. Lo dico perché la prima lettera di Draghi e Trichet è stata la dichiarazione di Marchionne, quando ha detto: o accettate di ridurre tutti i vostri diritti oppure il lavoro non c'è più. E la prima risposta è stata quella. E la prima verifica che in Italia c'è un regime padronale che controlla sostanzialmente gran parte del dibattito politico e culturale è dimostrato da come il palazzo della politica si è confrontato allora su quella vicenda. Tranne la FIOM e il sindacalismo di base, tutto il resto del mondo politico, sindacale, informativo, di destra e di sinistra è stato dalla parte di Marchionne, così come oggi è dalla parte del pagamento del debito. Questa è la brutalità della situazione. Ma volevo dire, allora, noi abbiamo avuto da allora movimenti, lotte, iniziative, quasi un continuo passaggio di testimoni. Gli operai hanno passato il testimone agli studenti, in lotta per il diritto allo studio, ai precari e poi i migranti. Non dimentichiamolo, le lotte dei migranti sulle gru sono state un momento grandissimo di lotta del nostro paese e ci hanno fatto capire che l'Italia non è più una democrazia, non solo perché l'Italia non è più una democrazia, non solo perché siamo commissariati dall'Unione Europea, non solo perché abbiamo un Presidente del Consiglio che in qualsiasi paese civile sarebbe già stato cacciato a calci in culo, non solo per questo, ma anche perché abbiamo milioni di persone che non hanno i nostri stessi diritti civili. Siamo una sottospecie di Sudafrica, c'è un apartheid nei confronti dei migranti che è la prima vergogna del nostro paese, la prima vergogna della nostra democrazia. Dicevo, ci sono state le lotte dei migranti sotto le gru e poi c'è stato il movimento delle donne. C'è stato il movimento, una compagna mi rimproverava di non parlarne a sufficienza. Sì, io penso che il movimento delle donne che è ripartito con la grande manifestazione del 13 febbraio fa parte di questa ribellione complessiva. È la rivolta contro il ritorno dell'autoritarismo patriarcale che c'è dentro la crisi, che c'è e che non a caso dice oggi come una delle prime misure, lasciatemelo dire, una delle vergogne più schifose che sono state attuate, l'elevamento dell'età pensionabile delle donne, che poi vuol dire in questo caso delle operaie a 65 anni, delle operaie a 65 anni. C'è stato poi il movimento civile, c'è stato poi il movimento per la democrazia, tutte queste forze, non i movimenti, compagni e compagni che fanno parte di questa esperienza, che non pretendono di essere l'unica voce che le rappresenta, sono in questa assemblea. C'è stato il movimento e infine c'è stato il referendum, che è stato un po' una specie di sintesi, no? Di tutto, dove 27 milioni di italiani sono andati a votare per dire basta. Non hanno mica detto solo che vogliono l'acqua pubblica e che si accontentano che l'acqua sia pubblica e magari accettano che sia privatizzato il rubinetto. Non era così il senso del referendum.
Il referendum diceva: vogliamo l'acqua pubblica, vogliamo pubblici i grandi beni comuni. Questo era il senso del responso. Bene, dopo di quello c'è stato un golpe economico che ha cancellato le istanze di quest'anno e mezzo di lotte. Questa è la sostanza. Noi siamo stati di fronte a un vero e proprio golpe economico che ha ridislocato tutto il confronto politico, economico, quello ufficiale, su un altro tema: come pagare il debito. Questo ha cancellato tutto il resto. Sì, ci sono spazi, nicchia, come si dice nel mercato, nicchie ci sono lasciate qua e là, spazi di nicchia, un po' di una cosa qua, una cosa là, però la sostanza è stata che c'è un'altra priorità. I cittadini devono rientrare nelle loro case, i lavoratori devono accettare il super sfruttamento della globalizzazione, tutti dobbiamo pagare e dobbiamo accettare le grandi priorità, tra cui sentirete tra breve anche l'intervento, alcune puramente vergognose. Con il consenso bipartisan del Parlamento italiano si è decisa la prima occupazione militare di un intero territorio del nostro paese, la Valle Susa, per fare un'opera totalmente inutile e disastrosa. E non c'è bisogno di dire, lo capisco, che noi siamo totalmente, ci sentiamo totalmente legati e parte di quella lotta. C'è stato però questo golpe, e questo golpe è stato in nome di una cosa che viene sostanzialmente accettata da tutti: bisogna pagare il debito. Anche a sinistra il litigio non è se si deve pagare o no il debito, ma, almeno nelle parti prevalenti, su come pagarlo. Sì, ci bisogna farlo con più equità. Ognuno deve fare la sua parte di sacrifici, un po' di patrimoniale e un po' di taglio delle pensioni, un po' di licenziamenti e un po' di investimenti per lo sviluppo, tutti nella stessa barca, coesione nazionale. Ecco. Un'altra cosa che ci muove, e lo voglio dire senza polemica, è il sereno rifiuto dell'appello del Presidente della Repubblica alla coesione nazionale. Scusate, perché poi tra un po' l'Emilia mi sgrida. Allora, questo è il punto. Quindi, allora, qual è la cosa che abbiamo deciso? Che in Italia quello che noi consideriamo, in questo dicevo un po' questo paragone col mercato, c'è un prodotto che non ha legittimità, no al debito. In altri paesi ce l'ha. Il 15 ottobre scenderemo in piazza tutti, insieme agli indignados, che poi loro non si chiamano così, solo in Italia li chiamiamo così, insieme al movimento spagnolo 15M, insieme ad altri popoli, scenderemo in piazza sulla base di un appello che non ce l'ha con Berlusconi, perché noi ce l'abbiamo con Berlusconi, giustamente, ma non ce l'ha con Berlusconi, ce l'ha con la Banca Europea, ce l'ha con i programmi di riassetto, come si dice, i programmi di riassetto del Fondo Monetario Internazionale, che sono programmi criminali, che dovrebbero far arrestare, non per quello che è successo a Strauss-Kahn, dovrebbero far arrestare per crimini contro l'umanità tutti i dirigenti del Fondo Monetario Internazionale. E allora noi abbiamo detto: questo spazio politico oggi in Italia non c'è. Quello che ci diciamo in questa assemblea, fuori di qui, nelle istituzioni, nelle televisioni, nei telegiornali di destra e di sinistra, nei grandi schieramenti, nell'alternanza della politica, non se lo fila nessuno. E quindi dobbiamo costruire uno spazio politico che abbia la forza di intervenire anche nella politica italiana, perché ormai è chiaro che, e speriamo che sia più rapido possibile, che il governo Berlusconi è al tramonto, ma
la dico per me, non vogliamo farci fregare un'altra volta come nel 2006. Non vogliamo, cioè, che il cambiamento sia un cambiamento di facciata, un'alternanza sotto lo stesso comando. Ormai la lettera della BCE ha un pregio. Il pregio è quello di averci chiarito qual è il programma di tutti i governi dell'alternanza, a meno che non ci sia un politico, un gruppo dirigente, una rappresentanza che dica gentilmente, senza volgarità, quella lettera la rimandiamo ai mittenti e non ne rispettiamo neanche le virgole. Questa per noi è la discriminante. Chi vuole rimandare questa lettera al mittente sta con noi, chi se la vuole accettare, correggere, mitigare, non sta con noi. È una cosa semplicissima, è una cosa, come si dice nel linguaggio della politica, costituente. Noi siamo in questo, siamo in una fase in cui le grandi scelte morali e materiali, le grandi scelte economiche sono costituenti della politica. Essere contro Marchionne, contro Draghi e contro Trichet è costituente della politica. Chi è contro Marchionne, Draghi e Trichet sta di qua, chi è con Marchionne, Draghi e Trichet sta di là, chi sta in mezzo sparirà, scusate la rima. E allora voglio dire, per sintesi e per conclusione, noi abbiamo proposto 5 punti. In questi 5 punti li vogliamo approfondire naturalmente. Ovviamente il primo è non pagare il debito. Qualche compagno, diciamo molto radicale, ci ha fatto obiezioni, ma volete aiutare la borghesia a non pagare il debito? Tranquillizziamo, no. Volete affamare le vecchiette che hanno, le compagne pensionate che hanno qualche bot? No. Noi diciamo una sola cosa. Gli interessi sul debito italiano sono oggi al 7%. Una cosa economica, il PIL italiano cresce lo 0,5%. Questi interessi si chiamano, con questo rapporto al PIL, con una definizione tecnica, usura. Noi non possiamo pagare l'usura. Siamo contro gli usurai d'Europa, contro gli usurai d'Italia. È la premessa. Quindi questo non vuol dire che non vogliamo la patrimoniale, che non vogliamo la lotta all'evasione. 5 minuti. No, che non vogliamo niente. Vogliamo tutte queste cose, ma la patrimoniale, la lotta all'evasione, il cambiamento della struttura della spesa pubblica, a partire, sentiremo poi qui il messaggio che ci manderà e ci ha fatto un grande piacere Zanotelli per la campagna contro le spese militari a cui aderiamo subito. Il cambiamento della spesa pubblica, che vuol dire una cosa che anche qui non dice più nessuno, via le spese militari, via i costi delle missioni di guerra subito. Ecco, queste cose qui non devono servire a pagare il debito, devono servire a pagare case, scuole, ospedali, istruzione, formazione. Vogliamo questi soldi per noi. Fino a pochi giorni fa, quando la Commissione Europea, anzi una parte della Commissione Europea, perché gli inglesi sono contro, ha dichiarato che forse fanno una piccola Tobin Tax, di fronte al fatto che gli inglesi hanno detto che sono contro, Barroso ha detto: ma guardate che noi alle banche abbiamo già dato 4.600 miliardi di euro perché non fallissero. E attualmente si sta discutendo non dei 400 miliardi, ma di 3.000 miliardi di euro che vengono dati non per ripianare il debito. Questo è il grande imbroglio. Ci dicono bisogna impedire che si ripiani il debito. No, bisogna impedire che perdano profitti o che vadano male le banche che detengono il debito. Questi soldi vanno alle banche e non al debito e neanche al debito pubblico, vanno ai profitti delle banche. Questi 3.000 miliardi li diano a noi,
ai cittadini, agli investimenti, alla scuola. Questo serve per l'economia e quindi diciamo con chiarezza: questo debito non può, non deve essere pagato. Ci vuole un'altra politica economica, questa è la discriminante. Poi avremo le altre scelte. Le scelte sulla giustizia per il lavoro, è evidente che non possiamo andare avanti così. Le scelte per una nuova economia. Il 27 settembre è una data importante, ce lo ricordano? Il 27 settembre è stato il momento del default della terra, cioè dal 27 settembre in poi l'economia della terra, l'economia della competitività consuma più risorse naturali di quello che la terra riesce a reintegrare. Questo è il default che ci preoccupa, anzi se posso dire ci preoccupano tre default: quello della terra, quello delle famiglie, dei cittadini, delle persone che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese neanche più a pagare i mutui, a pagare niente, pagare le tasse all'università, e quello dei diritti civili e sociali, dell'espropriazione di democrazia che abbiamo. Questi tre default sono quelli che sono i nostri default. Quello delle banche è il loro default. Noi siamo creditori, loro sono debitori. Questo è il punto. Da qui viene la nostra piattaforma. Infine chiudo e concludo. La democrazia, questa parola di cui si riempiono le bocche tutti. La democrazia, il popolo deve decidere, il popolo ha deciso. In Italia il popolo non decide un cavolo, non decide assolutamente un cavolo. Allora, qualcuno mi dice, avete in mente qualcosa? Sì. L'Islanda, perché no? Piccola, l'Islanda. Vogliamo decidere, sì. Perché? Hanno così paura? Hanno così paura? Eh sì, io penso anch'io che oggi come oggi probabilmente la maggioranza del popolo italiano è ancora convinta che bisogna pagarlo questo debito, che non si può fare diversamente, che bisogna litigare, sì, tagliare qua, là, insomma, non si può fare a meno di tagliare. Bene, io penso che questa sfida noi la facciamo a mare aperto. Se siete così convinti di avere ragione, fateci votare, fateci decidere, permettete che siano in campo due alternative, quella che dice accettiamo la lettera e i vincoli europei e chi dice basta con questi vincoli europei, vogliamo una nuova economia. Facciamole scontrare, vediamo chi vince, ma non hanno il coraggio di farlo. E sapete, non solo perché non hanno paura che magari chissà può succedere qualcosa, ma anche perché questo gli rompe i giochi del paniere, perché ci deve essere ancora una politica finta che litiga su tutto tranne sulle cose vere, e questo aprirebbe uno schieramento diverso, aprirebbe scontri su piano diverso, romperebbe questa ridicola alternanza. Io lo voglio dire, non facciamo finta che gli indignados spagnoli non parlino di politica, che siano i vecchi movimenti. Gli indignados spagnoli chiedono la proporzionale perché vogliono avere un Parlamento che sia specchio del Paese. E non sono in lotta contro un governo di destra, sono in lotta contro un governo di sinistra che ha adottato tutta la politica della destra. Questo è il punto di fondo che noi vogliamo affrontare oggi. Quindi vogliamo costruire un movimento politico, non, tranquillizzo tutti, un cartello elettorale, Dio ce ne scampi e liberi, non questo, tranquillizza, volete? No, noi vogliamo costruire un movimento sociale e politico che intervenga su tutte le questioni della politica, partendo dal rifiuto della schiavitù del debito, che oggi è la schiavitù dei popoli. E su questo voglio concludere dicendo due cose. Uno, a un'obiezione che ci è stata fatta, siete diventati improvvisamente nazionalisti. Dico no, io mi sento internazionalista, io voglio che tutti i popoli europei rovescino la dittatura delle banche. Cominciamo da noi, ognuno fa i conti col suo pezzo di dittatura, ma è un progetto comune. No, qualcuno mi ha detto volete che l'Italia esca dall'Europa, a parte che è impossibile con la geografia, non è così, si sta dentro, come dice gli ex paesi dell'est, no, magari si può dire ex paesi comunisti, ma dell'est sono rimasti, no? Quindi allora la
l'Europa è questo. L'Europa oggi è sotto una dittatura speculativa e bancaria. È questa dittatura che deve uscire dall'Europa, non noi. Sono i popoli d'Europa che devono riconquistare potere e democrazia. Infine, come andiamo avanti? Come andiamo avanti? Noi proponiamo che questa assemblea, se saremo tutti d'accordo, sia l'avvio di un percorso. Sia l'avvio di un percorso vero, in cui vogliamo approfondire i famosi 5 punti. La Confindustria ci ha copiato, ieri ci sono 5 punti della Confindustria. Vi garantisco che non sono gli stessi. 5 però coincide. Ci sono 5 punti che noi proponiamo, che si concludono con la richiesta di una vera democrazia e di una pratica di una vera democrazia. Una democrazia ovunque, anche e prima di tutto nei luoghi di lavoro. Non voglio saltarlo questo punto. L'accordo del 28 giugno è l'unica cosa realizzata finora delle lettere della Banca Europea, di cui la Banca Europea è contenta. Noi siamo contro quell'accordo e ne vale l'argomentazione che quell'accordo non è quella mostruosità dell'articolo 8 che distrugge tutti i diritti del lavoro e che ricostruisce un principio medievale per cui un'azienda prepotente e un sindacato venduto possono decidere in un territorio di non applicare la legge. Una cosa mostruosa, ma questa cosa ci ha aperto la strada l'accordo del 28 giugno, che come dice ieri il giornale della Confindustria, Il Sole 24 Ore, lubrifica, proprio questa parola dice, lubrifica l'articolo 8, lo ne rende più agevole l'applicazione. Ecco, noi siamo contro queste lubrificazioni, quindi siamo per dire seccamente no, e per cui nella democrazia, al centro della democrazia, c'è anche la democrazia sindacale nei luoghi di lavoro, la democrazia sociale, la democrazia dei movimenti. Quindi andremo avanti, se siamo tutti d'accordo. Proponiamo un percorso, facciamo assemblee nei territori, cerchiamo di costruirci e di organizzarci. Oggi gli interventi, lo so, un po' litigheremo, devo parlare io, perché è evidente, non siamo una struttura democratica, siamo un primo incontro, ma vogliamo diventarlo, e quindi ci diamo appuntamento, se siamo d'accordo, a dicembre, dopo un percorso di discussione, in una nuova grande assemblea come questa, dove diamo vita effettivamente al movimento No Debito. Spero che riusciamo a fare tutto questo percorso assieme, perché ne abbiamo bisogno noi, ma non siamo poco ambiziosi, ne hanno bisogno tutti quelli che lottano. Grazie. Bene, ringraziamo Giorgio Cremaschi per questa relazione introduttiva, iniziamo con gli interventi.